Filiera Irene Galletti. Grazie Presidente. E in merito proprio a queste aggiunte che ha appena fatto il collega consigliere, vorrei chiedere maggiori chiarimenti perché avevo chiesto che fosse a posto un piccolo inciso dove venisse fatta maggior rilievo su quello che è l'aspetto della tutela dell'animale, perché tutto ciò che è stato detto, che ha detto il Presidente Gianni e che anche gli altri colleghi hanno sostenuto è condivisibilissimo. Tutto ciò che pensano al riguardo del Palio di Siena, del livello culturale e dell'importanza sociale del Palio di Siena e delle contrade è assolutamente condivisibile ed è un fattore culturale veramente di cui dovremo tutti noi, in maniera trasversale, farci portatori. Non si può però ignorare, e qui ho letto con dispiacere questo, fatto che la tutela degli animali non ha un vero fondamento, quello alle critiche avanzate per la tutela degli animali. Ecco, citando proprio il Palio a cui lei ha assistito, Presidente, sa benissimo quello che è successo. Quindi, per quanto il Palio di Siena sia il palio, a mio avviso, più sicuro dal punto di vista della sicurezza dell'animale rispetto, a parte quelli abusivi naturalmente che non hanno ragione di esistere, ma a molti altri che esistono sul territorio nazionale e internazionale, bene, il rischio zero non è previsto. L'unica nota che avevo chiesto era che fosse data maggiore spazio dal punto di vista del monitoraggio e dell'implementazione di maggiori misure di sicurezza nel percorso della carriera, quindi per i non addetti ai lavori, che è della corsa, che i senesi chiamano la carriera. Era l'unica nota che avevo chiesto di aggiungere per il quale noi avremmo potuto dare il nostro sostegno. Soltanto questo dettaglio e chiedo al resto del Consiglio se consente a fare questa sottolineatura. Quindi magari coinvolgendo insieme agli enti, alle persone citate dal Scaramelli, anche associazioni animaliste o altri stakeholders che si ritenessero convenienti al caso. Grazie. Quindi lo riprovo a rileggere. A garantire la tutela, il corretto svolgimento della manifestazione anche al fine della salvaguardia della salute degli animali, proseguendo nell'azione di monitoraggio della sicurezza, con particolare riferimento alle varie fasi di progressione della carriera. Va bene? Allora, con questo. Va bene, Besini? E con questo, diciamo, subemendamento che qui ho scritto con molta chiarezza. Di scrittura, lo dico a battuta a Patrizia Tattini, che poi è costretta davvero a registrare tutte queste modifiche. Metto in votazione la risoluzione. Chi è a favore? Tutti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? E naturalmente il 16 di agosto tutti invitati al Palio per verificare quanto abbiamo.